che sviluppato questo progetto, siamo sempre e è stato attivato ufficialmente dal 1 ottobre dello scorso anno, quindi ad oggi dove questo nuovo modo diciamo, di modificare, di aggiornare tutta la banca dati che abbiamo. Il collega quello che ha detto delle striscia diciamo sulla parte diciamo, la giuridica, amministrativa, cioè quello che è il contenuto effettivo di un'anagrafe dei siti inquinati. Il comma 1 dell'articolo 252 dice che le regioni, sulla base dei criteri definiti da, a parte questo anche un punto molto importante, predispongono l'anagrafe dei siti oggetto di bonifica, che deve contenere di fatto l'elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica, quindi tutti quei siti, come ce l'ha detto adesso il generale, che hanno un superamento di CSR, quindi siti contaminati, e l'individuazione dei soggetti contaminati. Di fatto sembrerebbe diciamo qualcosa di semplice, nel senso che sono due elenchi di siti e di responsabili di bonifica. In realtà è molto di più, è un contenitore di informazioni ambientali molto importante. Perché? Perché questo, no, quando prima, perché sulla base dei criteri definiti da APAT ha predisposto un documento già nel 2001, ne siamo partiti con il DM471, in cui ci diceva quelli che erano i contenuti poi effettivi di un'anagrafe, che erano chiaramente molto più complessi. Venivano suddivisi dati, informazioni obbligatorie e opzionali, ma comunque ci dava un'immagine molto più ampia di quello che è il contenitore dell'anagrafe dei siti inquinati. Cos'è questo software che abbiamo sviluppato? È un software open source sviluppato su piattaforma web per la gestione, come abbiamo detto, sia dei siti contaminati, quindi di tutti quei siti che hanno superamento CSR, siti potenzialmente contaminati, si gestisce tutto l'iter amministrativo del sito, dalla notifica sino alla certificazione da quello che e tutti i siti, come abbiamo detto, con le procedure concluse, sia che si siano concluse con una certificazione, sia con certificazione da quello che modificato, perché siamo arrivati allo sviluppo di questo software, non un semplice gestione di database, perché avevamo due necessità fondamentali, che erano quelle di avere dati aggiornati e validati. Aggiornati perché le richieste che ci vengono da ISPRA, quindi dalla comunità europea, da ISPRA, dagli enti amministrativi, sono sempre più pressanti e ci richiedono ovviamente dati aggiornati. Validati, quindi dati anche certificati, che abbiano certezza diciamo, su quello che è il dato che poi viene trasmesso. Noi abbiamo iniziato la gestione dell'anagrafe già dal 2001 e avevamo 45 siti il primo anno. Oggi, come ci diceva il generale, siamo più di 1000, siamo 1050 siti più o meno, quindi è evidente che la modalità anche di comunicazione è stata molto diversa da quel tempo. Siamo partiti andando a verificare i progetti approvati e cercando i dati all'interno dei progetti approvati, ma oggi con 1000 siti ovviamente la cosa è diventata impossibile, soprattutto in molti progetti approvati in realtà non ci sono quelle informazioni che noi cerchiamo per la gestione dell'anagrafe. E quindi abbiamo sviluppato questo progetto, questa procedura gestionale, siamo partiti da lì. Siamo partiti cercando di sviluppare un diagramma di flusso che tenesse conto di tutte quelle che sono gli iter amministrativi, quindi dalla procedura ordinaria alle procedure semplificate, le varie tipologie di procedure semplificate, DM31 che gestisce l'iter dei distributori di carburante e anche tutti i siti che ancora sono il vecchio DM471. Quindi abbiamo di fatto stabilito un flowchart enorme che gestisce tutte le procedure, andare a visualizzare ovviamente in una slide di questo tipo, e questo diciamo il cuore di questo progetto poi ha prodotto due attività che devono essere parallele, poi in realtà sono state una conseguenza dell'altra. La prima è stata quella dello sviluppo del software proprio, quindi quello che abbiamo detto prima, software di piattaforma web, e dall'altro abbiamo anche sviluppato con la Regione Marche delle linee guida che possono darci forza per l'applicazione di questa nuova modalità di aggiornamento. Questa slide ha messo sostanzialmente quello che è l'inizio, l'ingresso sul sito all'interno del database. Si vede un pochino poco. Comunque lo scopo sostanzialmente è quello di coinvolgere anche il responsabile della bonifica all'interno della procedura. Quindi anche la semplice notifica iniziale può essere fatta all'interno del sito.
Si può accedere chiaramente se fa parte, perché l'articolo 142 ci dice che la notifica va fatta nell'immediatezza, quindi non abbiamo vincoli di password, ci sono dei filtri delle capture, ma comunque non c'è una password di ingresso. Il responsabile della modifica accede al software. La prima schermata, che purtroppo si vede poco, è andata a sinistra, è un elenco di quelle che sono le informazioni necessarie, in realtà poi e chi va a compilare abbia già tutte le informazioni a disposizione. Si entra, si compilano le maschere e al termine della compilazione si genera un PDF che può essere firmato e stampato sia digitalmente che cartaceo e trasmesso agli atti amministrativi che prevede la norma. E questa anche per chi fa fare la notifica è una certificazione ed è l'ingresso all'interno della paese. Questo è il primo passo. Poi chiaramente ci sono tutti i passi relativi all'aggiornamento dei siti, sia per quei 1000 che abbiamo già in anagrafe, ma anche per tutti quelli che poi man mano arriveranno ad aggiornare per la caratterizzazione dell'analisi di rischio. In questo caso, al contrario del primo, quindi della notifica, il responsabile della contaminazione entrerà con i password all'interno del software, cambierà un ingresso la password e potrà andare a compilare i dati per la specifica fase progettuale. Noi abbiamo diviso in diverse sezioni, quindi se io devo andare a presentare il piano di caratterizzazione entrerò e vedrò esclusivamente le informazioni necessarie per quella fase progettuale. Una volta compilati i campi, almeno i campi obbligatori, anche in questo caso ci sarà la produzione di un report da legare al progetto da approvare. Quindi io devo presentare il mio piano di caratterizzazione, entro in software, compilo i dati, stampo il PDF che allego al piano. In questo modo, una volta che il progetto viene portato in conferenza dei servizi per essere valutato, chiaramente la valutazione sarà complessiva anche delle schede anagrafiche, chiamandole così, questi report, e avremo anche un'ufficializzazione di questo dato. Quali sono le peculiarità di questo software? Io ho preso quelle più importanti. Quindi un percorso guidato per l'utente che compila i dati in base alla fase dell'iter amministrativo raggiunto, in base a quello che è il suo percorso. E ovviamente anche per i siti in attività, il responsabile che entra sul proprio sito avrà il sito collocato nel giusto punto dell'iter amministrativo, dovrà magari colmare dei dati carenti in passato, ma poi da lì in poi potrà procedere con il giusto punto di avvio. Una stringente compilazione di campi obbligatori, la cui assenza non permette il salvataggio dei dati. Un'automatica attribuzione del tipo sito, che è un po' il timbro che noi attribuiamo al sito, se il sito è contaminato, potenzialmente contaminato o bonificato, quindi in funzione degli atti compilati. Un altro passo importante che abbiamo fatto è quello della geolocalizzazione del sito e relativa perimetrazione e informazione di GIS, quindi il software è collegato, il software ora è presente all'interno dei server della regione Marche. Abbiamo fatto un collegamento con il cartografico su WebGIS che raccoglie tutte le informazioni cartografiche dei siti e chiaramente un accesso da qualunque postazione internet ma anche tablet. Qui ho messo una slide che riguarda, diciamo, il collegamento che abbiamo con i WebGIS della regione e a destra vedete c'è il CTR, quindi è possibile andare senza andare a prendere il GPS, andare sul sito e andare a identificare le coordinate, è possibile piazzare direttamente il punto sul proprio sito. Abbiamo affiancato anche un'interfaccia con Google Maps e noi abbiamo inserito quasi tutte le coordinate dei siti che oggi sono in anagrafe. E sinceramente è stato molto utile anche avere queste interfacce con Google Maps. Qui brevemente, qui ho riportato in grandi linee quelle che sono le informazioni presenti all'interno dell'anagrafe. Ci sono tre sezioni, la macro sezione, la sezione amministrativa, tecnica e finanziaria. L'amministrativa si trova di codice del sito, quindi come diciamo prima, poi il timbro che ha ogni sito, la sezione procedurale, quindi vengono inseriti anche tutti gli atti amministrativi, la localizzazione dei dati catastali, le informazioni sul responsabile della procedura di bonifica, quindi anche in questo caso avremo anche una questione di privacy dei dati, perché hanno dovuto anche sviluppare tutto seguendo anche la normativa sulla privacy. Una sezione tecnica, in cui riguarda la tipologia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, e caratterizzazione del soggetto primario, tipologie, in caso qualitative, diciamo, degli inquinanti che sono presenti nel sito, superficie in cui contaminati, le attività di controllo che vengono svolte nel sito, quindi la frequenza e la durata dei monitoraggi che vengono eseguiti nei siti, anche post-opera, le tecnologie di bonifica e una sezione finanziaria che sostanzialmente richiede
importo di delusione e percentuali eventuali di finanziamento. Come abbiamo detto, abbiamo un supporto anche giuridico che ci ha dato la Regione con questa delibera 1104 del 2018, che approva l'utilizzo del software a quell'indirizzo internet, sirze.ambiente.it, la creazione presso ARPA del centro di gestione, coordinamento e assistenza utenti, che voi troverete nella DGR come ARPA RSB. Io da questo punto di vista ho semplificato molto la questione, però ecco, gli attori principali che ci saranno in questa nuova modalità di gestione saranno i responsabili della bonifica di questo ARPA RSB, cioè dialogheranno principalmente loro. Poi ovviamente i comuni e le province dovranno trasmettere, questo diciamo punto per punto nella DGR, dovranno trasmettere i documenti importanti, non tra tutti, ad esempio la ricostruzione della notifica, è necessario conoscere qual è la colonna di riferimento della tabella 1 dell'allegato 5, quindi comune deve dirci se si tratta di una destinazione d'uso ricreativo residenziale o una commerciale industriale. Le procedure per la gestione della live pilota anche la gestione del procedimento amministrativo. La delibera è divisa in tre sezioni, quella che noi principalmente di interesse è la seconda e in parte anche la terza, cioè quella che guida l'operatore e la gestione poi del software Sirsi, ma sono presenti anche quattro importanti, a mio avviso, allegati che non riguardano esclusivamente diciamo la gestione dell'anagrafe, ma soprattutto per i consulenti sono molto importanti perché sono già delle indicazioni. Ad esempio nell'allegato 1 trovate l'elenco della documentazione da inserire nella relazione di fine lavori, e anche per i colleghi diciamo del dipartimento ARPA l'allegato 2 abbiamo sviluppato il contenuto della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 248, cioè qui la prima della certificazione della voluta bonifica. La normativa da questo punto di vista è abbastanza fumosa, quindi abbiamo cercato di individuare quelli che erano gli elementi essenziali per una relazione, quindi chiaramente la relazione su quelli che sono i sopralluoghi che vengono fatti in corso d'opera, ma ovviamente i dipendenti ARPA non possono essere H24 sul sito per verificare le attività, quindi verranno fatti degli interventi una tantum sul sito per verificare la corrispondenza col progetto approvato, ma ovviamente abbiamo puntualizzato molto sulle attività di controllo da un punto di vista verifica del campionamento, verifica dell'operazione di sondaggio e anche verifica ovviamente analitica con campioni fatti direttamente da ARPA. E l'allegato 3 siamo proprio arrivati, l'allegato 3 e 4 sono, c'è l'istanza di rilascio di certificazione e l'allegato 4 lo schema di condizioni contrattuali. Due ultimi grafici giusto per dare un'idea di quelli che sono i siti in anagrafe. Quello che è particolarmente interessante a mio avviso è che l'incremento di siti dal 2010 a oggi è sostanzialmente costante, è un incremento costante in realtà dal subito dopo l'avvio del DM471 al 2009 l'andamento è un po' diverso. Ma in questi ultimi 7-8 anni l'andamento è costante, come nuove notifiche. E anche se vedete l'incremento dei siti con procedimento di bonifica concluso, è di fatto quello. Mentre rimangono costanti i siti contaminati, questo significa che c'è un equilibrio di fatto, no? Tra quelli che entrano nelle procedure e quelli che poi escono con la certificazione. L'ultimissima è questa che riguarda le percentuali del stato dell'iter amministrativo. In blu i notificati, piani di caratterizzazione in rosso e via discorrendo. Quello che è importante a mio avviso su questa slide è notare quello che un po' diceva anche prima il professor Beretta, quel 45% di siti notificati. Perché è così alta questa percentuale? Perché all'interno ci sono anche quei siti orfani di cui parlavamo, cioè quelli purtroppo rimangono costantemente all'interno dell'anagrafe in quella condizione. Ho messo come ultima slide questi riferimenti che possono essere utili a chi, i consulenti che poi collaboreranno con i responsabili della bonifica. Abbiamo predisposto una mail esclusivamente per quello che riguarda le informazioni, quindi info.sirsi, mentre la PEC del Dipartimento di Ancona, che sarà un po' la PEC di riferimento per tutte quelle che sono le trasmissioni ufficiali previste da questo gestionale. Grazie.